Passiamo adesso al primo dei derby che esaminiamo, 0-0 Milan-Inter, Gianni Vasino. Il Milan e l'Inter passeranno alla storia in questo derby per non aver giocato molto. Infatti ci sono state due azioni, una nel primo tempo per il una nel secondo per l'Inter, ma tutto sommato era un derby che certamente non doveva essere molto di più di quello che non si è visto. Il Milan ha mandato in campo con ostinazione Blissett e quindi ha praticamente rinunciato a un giocatore valido, ma non è che Altobelli oggi abbia fatto molto di più e quindi i giocatori in campo validi erano 10 per parte. Abbiamo visto una punizione di Müller e adesso vediamo uno scambio Tassotti-Blissett-Tassotti, incredibile l'errore del terzino milanista. Ancora Müller in bella evidenza, qui c'è una rete ma Bini ha commesso fallo sul portiere e quindi Ciulli annulla giustamente. Insiste ancora l'Inter in avanti e qui è Beccalossi che da buonissima posizione ravvicinata, eccolo, sbaglia l'appoggio finale. Il primo tempo si conclude con questa girata al volo di Verza, la vediamo in questo istante, ed è bravissimo Zenga a parare a terra. Nella ripresa parte immediatamente l'Inter ed è Bergomi a chiamare al lavoro Piotti, lavoro straordinario. Insiste ancora l'Inter ed è questa volta Müller ad alzare sopra la traversa. Sull'altro fronte è Verza a partire da molto lontano, eccolo, il centrocampista del Milan va sul fondo, chiama Incocciati alla collaborazione, ma Zenga gli dice di no, tuffandosi sui piedi del giocatore milanista. È tutto a te, Valenti.